Sì, il tema dell'intelligenza artificiale a scuola è molto serio. Gli studenti hanno iniziato a usarlo per fare compiti, per risolvere problemi matematici, per fare tutto. E ormai le scuole devono ripensare al modo in cui si fanno lezioni ed esami, anche perché oggi è usata un po' dappertutto, no? Nel mondo del lavoro, dalla legge alla consulenza, al giornalismo, alla finanza, al mondo della salute. È un po' per tutto, viene usata per scrivere contratti, però sono, come dire, il mondo del lavoro è in teoria fatto di persone già formate, perlomeno dal punto di vista, come dire, scolastico. Ma all'interno invece della scuola diventa un problema, perché alcune lo hanno vietato ed è difficile far rispettare questo divieto, e altre invece stanno cercando di usare l'intelligenza artificiale per migliorare, no, le lezioni, per migliorare i risultati. Però qual è la strada corretta? Ad esempio l'Università di Cambridge ha detto che non vuole vietarla, perché pensa che ci possano essere delle regole per usarla in modo corretto e che si possa usare per aiutare gli studenti negli studi. È un po' come se avessero un amico più intelligente a fianco, no? L'intelligenza artificiale però non può essere sostitutiva della conoscenza vera e propria. Tuttavia pensano che possa essere usata per capire più rapidamente un argomento complesso, però di fatto tutti la usano, no? E la vera domanda è: ma se un computer può rispondere a qualsiasi cosa, perché una persona dovrebbe saperlo? Tanto lo sa il computer. E questo assomiglia un po' al problema della calcolatrice a scuola, no? E quindi bisogna prima imparare a fare i conti correttamente, poi si può usare la calcolatrice. Altrimenti il rischio è che se non si impara prima, dopo succede che non sai più farli e quindi non sai cosa c'è dietro. È vero che gli studenti si possono concentrare su cose più creative, più strategiche, se le cose base le fa l'intelligenza artificiale. Ed è anche vero che a volte memorizzare cose che tanto sono scritte da qualche altra parte forse potrebbe essere inutile. Di certo il tema è molto molto complesso. Anche perché oggi, come dire, si rischia una perdita di apprendimento, cioè un calo delle competenze, perché dal punto di vista dell'alfabetizzazione di base, del calcolo, e non può sostituire l'intelligenza artificiale, no? Le parti più importanti, no? Del processo di apprendimento. Una volta che veniamo bloccati ci sforziamo e riusciamo a superare un ostacolo proprio grazie allo sforzo che facciamo. Quando c'è uno strumento che ci aiuta e basta, diventa, come dire, non si allena quella parte. E poi è difficile, come dire, fidarsi anche dei risultati, perché spesso arrivano risultati sbagliati. E quindi il vero tema è come usare la scuola, e bisogna oggi prendere molto seriamente.